ragazzi e ciao ragazze, nuovo video Face of the Day. Allora, proviamo a fare, perché la luce non so se ce lo permette, ce lo consente, perché è parecchio forte, come sapete, in camera. Volevo farvi vedere più o meno cosa ho utilizzato per il make-up di oggi. Tralasciando il fatto che nell'ultimo video che ho registrato ieri dicevo ultimamente faccio solo trucchi naturali. Ecco, oggi mi sono contraddetta da sola perché ho un po' usato con i glitter oggi, però per fortuna non si nota troppo in video. Ma il trucco di oggi è abbastanza glitteroso. Ora poi magari dopo prendo alla fine del video il telefonino dall'appoggino e vi faccio vedere meglio. Però intanto vi dico i prodotti usati e cosa ne penso, così intanto ci facciamo anche due parole. Ho utilizzato come fondo oggi questo qua di MAC nella colorazione Natural Beige. Me lo ha passato la mia amica Manu perché l'aveva preso per lei, ma era troppo chiaro e quindi mi ha detto te lo do a te perché sei più bianchiccia. Infatti si può notare, non è chiarissimo, nel senso che io di solito, per esempio, utilizzo questo che è lo zero difetti di Vrochet, che è più chiaro, come potete notare. Però io tendo a utilizzare sempre mezzo tono più chiaro, non so, è una mia fissa. Questo qua è proprio giusto, cioè è proprio il mio colore. Quindi, questo qui, devo dire che tra le altre cose è anche un profumo buonissimo e non è particolarmente coprente, quindi magari se avete qualche difettuccio ha bisogno di un aiutino, però è valido. Poi, come al solito, vado a farmi le sopracciglia con questi prodottini qua, ovvero faccio prima il contorno con il MAC nella colorazione Light Medium, il correttore, e poi vado a riempire con la matitina sempre di MAC nella colorazione Soft Brown. Oggi ho fatto solo questo. Se voglio accentuare di più le sopracciglia e renderle ancora di più effetto tattoo, vado a metterci anche lo 04 di Kiko, che è un pennarello fatto così apposta per le sopracciglia, che scrive piuttosto bene perché è nuovo, quindi al momento scrive da paura e fa proprio l'effetto tra virgolette finto da tatuaggio, ok? Poi sono andata a utilizzare come sempre ormai il mio mascara preferito, che è lui, il Vamp. Io ora spero che voi riusciate a vedere. Comunque, il Vamp classico, sto utilizzando lui. Devo dire che da quando è aperto da un po', rispetto ad appena aperto, mi sta piacendo tantissimo. Quindi lo uso stravolentieri, lo ricompro di sicuro. Come terra, ormai lo sapete, sto usando da secoli questa, che è all'interno di questa palettina di Essence di un po' di tempo fa, che come potete vedere è strascavata, ma io la uso giusto in questa zona qua per scaldare un pochino l'incarnato. E come blush devo ancora metterlo, vedete mi sono svanita il blush, ma ultimamente uso sempre questa palettina qui, lo faccio insieme a voi così intanto mi porto avanti, prendo il rosa e lo vado a portare qua, così. È un rosa ovviamente luminoso perché è un highlighter oltre che un blush, quindi va a creare questo effetto un po' luminosino rosato che mi piace tantissimo. E questa devo dire che come palettina è una gran scoperta, se la trovate ancora durante i saldi da Kiko prendetela perché ne vale la pena. Io l'ho pagata 16 euro, la ricomprerei anche a prezzo pieno perché ne vale la pena di brutto. Ma passiamo agli occhi, ora io non so bene, facciamo così, oh così forse riuscite a vedere meglio l'intensità dei glitter, spero di sì, ok. Allora, ho utilizzato una base per glitter, perché se no col cacchio che ci stanno, e ho utilizzato questa che l'ho acquistata su Wish per la modica cifra di un euro più un euro di spedizione, devo dire che è ottima, quindi ci piace. Come palettina per il contorno, diciamo, dei glitter, quindi tutta la zona dell'arcata, dell'angolo interno e della piega, scusate, ho utilizzato la palettina di Yves Rocher, questa, che vi avevo già fatto vedere tempo fa, e ho usato il penultimo colore, ovvero questo violaceo qua, e l'ho sfumato sia nell'angolo esterno che in tutta la piega, mentre alla parte, diciamo, della palpebra mobile ho utilizzato questi glitter qui. Ora io, ok, credo che si vedano comunque. Comunque è un glitter argento con mille brillantini di vari colori. Spero si noti, forse quando chiudo gli occhi si nota di più. Ok.
E poi nella rima interna ho utilizzato questa matitina qua, sempre della linea Avon True Color, nella colorazione black. Rima interna nera perenne, perché io con la rima interna bianca faccio cagare, raga, non so come mai, ma sembro un pesce lesso. Per quanto riguarda il rossetto, che è lui, sono andata a utilizzare Nude Eclipse, che è il nuovo rossetto della linea Prism di Marc Avon. Sembra che faccia un video Avon, ma giuro non è così, è che ultimamente sto usando tanti loro prodotti. E la colorazione appunto è quella che mi vedete sulle labbra ed è lui. Appena messo, quindi non so bene quanto mi durerà, quanto sia valido, eccetera. È comunque un rossetto morbido, quindi un creamy, per cui mangiando sicuramente se ne va. Conviene portarselo appresso, punto, tutto lì. Detto ciò, mi pare di avervi detto tutto per quanto riguarda il make-up. Direi di sì. I capelli ovviamente non li lascerò in queste condizioni, ma mi sto preparando per andare a lavorare, quindi per il momento cioè li teniamo così e poi li sistemo, anche se oggi presumo farò una coda alta perché non ho voglia di darci piastre, visto che stasera devo poi rilavarli. Per cui acchiappo il telefono, cercando di non accecarvi, ok, in modo che riusciate a vedere un pochino meglio il trucco, ok. E detto ciò, nulla, vi saluto. Se vi fa piacere che faccia ogni tanto questo tipo di video, commentate qua sotto e lasciatemelo scritto. Io come sempre vi mando un bacio gigantesco e ci vediamo al prossimo video. Ciao.